Ben ritrovati, terzo appuntamento con lo speciale Fiera del Levante 2020 a cura di Web TV Puglia, Forum Mediterraneo in Sanità. Anche in questa 84esima edizione della Fiera del Levante, per il quarto anno consecutivo, è stato organizzato il Forum Mediterraneo in Sanità. Mercoledì 7 ottobre, prima giornata e apertura ufficiale dei lavori con argomento al centro del convegno La pandemia in corso. Il titolo della manifestazione, infatti, è Covid e post-Covid-19, la rinascita del sistema sanitario vista dal Sud. Tre giorni, 7, 8 e 9 ottobre, dedicati agli interventi di numerosi autorevoli relatori ed esperti sul tema. Ognuno di essi presenta la propria visione scientifica sull'argomento e le proprie evidenze alla luce delle esperienze raccolte durante l'emergenza Covid-19 in termini di formazione, politica, organizzazione sanitaria e prevenzione, discutendo anche su come queste possono influenzare il futuro della sanità e società. Non siamo affatto fuori dal Covid, ha spiegato il professor Ranieri Guerra, vice direttore generale per le iniziative strategiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra gli ospiti il più autorevole di questo importante convegno. Questo è un virus, ha spiegato il professore, che circola, gira, diminuisce e riprende. Noi, l'Italia, il mondo è in limbo e con le variazioni continue dovremo convivere. Le mascherine all'aperto sono, dal punto di vista medico-scientifico, diciamo ridondanti se non c'è un'aggregazione, se non c'è nel caso in cui ci sia comunque il rispetto delle distanze, però dal punto di vista sociale credo che sia un messaggio molto forte, molto chiaro e assolutamente necessario in questo momento. Abbiamo imparato che il territorio va assolutamente rinforzato, va messo in condizione di intercettare focolai, casi anche individuali positivi, in modo tale da poter contenere un'epidemia di questo genere. È una lezione molto dura, ma credo che sia una lezione che è fondamentale dal punto di vista dell'investimento in sanità pubblica. Abbiamo imparato che i dipartimenti di prevenzione sono cruciali nel garantire una risposta adeguata e uniforme su tutto il territorio del Paese. Abbiamo anche imparato, anche se ancora non lo stiamo mettendo in pratica, che la medicina convenzionata, quindi la medicina generale, la medicina di famiglia, la pediatria di libera scelta, sono fondamentali ugualmente nella risposta quando siano collegati alla struttura pubblica. Tutto questo protegge gli ospedali. Gli ospedali non possono essere la prima linea di una risposta ad un'epidemia del genere, ma non dovevano essere la prima linea anche nella risposta all'influenza negli anni passati. Quindi questo è un virus che entra dal sistema respiratorio, non è un virus il cui cammino sia sconosciuto per quanto riguarda il contagio. Questi sono elementi microbiologici che hanno un decorso e hanno una caratterizzazione attesa. Il fatto che adesso finalmente si sia imparata, rispetto ad un prezzo durissimo, la lezione credo che sia anche di buon auspicio per il futuro. Lo vediamo già in altri paesi, Australia, Argentina, Sudafrica, dove le misure di contenimento del virus della SARS-CoV-2 ha prodotto come effetto collaterale quasi la scomparsa della casistica influenzale rispetto agli anni passati. In questo momento le scuole stanno contribuendo in misura molto bassa alla trasmissione del virus, però siamo all'inizio, quindi è assolutamente fondamentale che le misure di sicurezza prese dalle scuole all'interno delle strutture scolastiche vengano garantite anche nel tragitto dalla famiglia verso la scuola e viceversa. Le famiglie devono contribuire anche loro, perché insomma sono figli loro, quindi credo che sia indispensabile che l'alleanza teorica, che è stata sempre in qualche modo promossa e richiesta tra scuola e famiglie, abbia un'applicazione pratica molto precisa e molto concreta in questo caso. È l'unica maniera che abbiamo di proteggerci e di garantire che il diritto all'istruzione non vada ad impattare contro il diritto alla salute. Il nostro sistema sanitario ha mostrato di saper fronteggiare l'emergenza e devo sottolineare che la regionalizzazione ha funzionato perché ha consentito di organizzare le risposte di prevenzione e cura in base alle esperienze della popolazione di riferimento, ha aggiunto Guerra. Dobbiamo continuare a studiare i dati che oggi ci raccontano le difficoltà delle patologie diverse da Covid. Dobbiamo puntare sulla ricerca.
Sono 803 gli studi oggetto di valutazione sulla diagnostica. Si stanno studiando farmaci innovativi e anche sui vaccini abbiamo fatto importanti passi in avanti, perché ne abbiamo 34 in fase clinica e oltre 140 in fase preclinica, oltre a 2 già registrati e un altro che sarà registrato nei prossimi giorni. Ancora e tanta attenzione dobbiamo continuare a dedicare all'informazione e alla comunicazione, partendo dal presupposto che la comunicazione del rischio è la più difficile. Dobbiamo sostenere l'alleanza fondamentale con quello che io definisco giornalismo etico, a cui credo molto e che dovrà sostenerci nella lotta costante contro le fake news. Dottore, parliamo di rinascita del sistema sanitario vista dal sud. Lei crede possa essere occasione irripetibile per rinforzare il sistema sanitario nazionale, visto i massicci investimenti previsti durante e dopo la pandemia? Beh, io colgo lo spunto proprio di uno dei passaggi fatti nella Lectio Magistralis da Ranieri Guerra, quando ha detto che l'Italia è stata fortunata nell'avere un sistema regionalizzato per certi versi, non perché le regioni siano più efficienti del governo centrale, ma perché hanno una visione un po' più vicina alle caratteristiche tipiche delle proprie popolazioni. Io continuerei su questa scia, nel senso che le regioni possono essere una risorsa e non un vincolo alle decisioni che poi devono essere decisioni di paese e di sistema paese, che si tratti di investimenti sul capitale umano che ne serve, che si tratti di investimenti in tecnologia nuova per questa e per le future pandemie. Non rassegniamoci, non diamoci per vinti. Questa è la quarta negli ultimi 30 anni. Qualcosa significherà, e forse sul tema enfiteviologico abbiamo un po' abbassato la guardia. La Puglia è una regione che nel panorama meridionale, se sia eccellente o meno non lo so, sicuramente è una regione che ci prova ed è una regione che non sta ferma e che, come ha fatto nelle altre tre edizioni di questo forum, non ha mai portato lamentele ma ha portato proposte. Ancora, dottore, come lei pensa si sia gestendo in questi giorni la seconda ondata già in atto della pandemia? Secondo lei l'apertura delle scuole rappresenta un problema? È difficile dirlo, è difficile stabilire, dare un giudizio da parte mia, da parte di chiunque, su decisioni che presentano dei margini di rischio comunque sia elevati, su un evento che nessuno conosce. Nessuno può dire di conoscere il Covid o questa pandemia meglio di chiunque altro. Stiamo imparando tutti in questo momento. Certo è che una crisi sanitaria ha comportato degli effetti devastanti sul lato economico, sociale, ma anche su quello dell'istruzione. Io pongo solamente un tema su quello dell'istruzione. Noi abbiamo avuto una scuola nei mesi passati a ranghi ridotti e con modalità alternative, con efficacia non penso sovrapponibile all'efficacia del rapporto frontale e continuo fra docente e alunno. E questo è un tema. Poi c'è il tema di alunni e alunni. Non tutti gli alunni, non tutti gli studenti hanno avuto accesso e hanno accesso alla tecnologia come quelli appartenenti a classi sociali agiate oppure assistiti da genitori con livelli di istruzione medio-alto. Quindi teniamo conto che il Covid anche sull'istruzione sta facendo disuguaglianza sociale. Grazie mille, dottore. A voi. Dottore, nel convegno di oggi si discute anche di assistenza territoriale e nuove terapie. Un tema molto sentito dalla gente. Un suo parere sulla situazione attuale. La Regione Puglia ha superato brillantemente la prima fase dell'emergenza Covid. Noi sin da giugno ci siamo riorganizzati in modo tale da poter rispondere efficacemente a quelle che sono le evenienze che si stanno configurando giorno per giorno. La struttura regionale, ma anche le aziende, hanno attivato dei percorsi che ci consentono di essere sereni nel gestire una situazione che, ripeto, è una situazione che ci impegna, che impegna i nostri professionisti, ma che ci traghetta verso un approccio che è un approccio manageriale alla realtà e che ci consente di avere i risultati che noi conosciamo, cioè una gestione piena, efficace e in sicurezza di questo periodo. Ancora, direttore, prevenzione e tracciamento dei contatti, un tema molto delicato e difficile da trattare, ma essenziale per il contrasto e controllo dei contagi?
Noi non possiamo permetterci un secondo blocco della nostra nazione, quindi la strategia è quella che è stata individuata, quella che mettiamo in atto, bisogna identificare i focolai e quindi grazie al sistema di tracciamento che è stato efficacemente messo a punto dai dipartimenti di prevenzione, dalla regione ma anche delle aziende all'interno, riusciamo a gestire i focolai e a prevenire la diffusione dell'epidemia. Grazie mille direttore. Beh, sicuramente è un'occasione che non si può perdere, così come il piano Marshall nel dopoguerra fu il punto del boom economico, questi grossi finanziamenti vincolati per una buona quota sul sistema sanitario nazionale è l'unica occasione per il riadeguamento tecnologico, impiantistico, edilizio, organizzativo della sanità. Al sud, in alcune aree del sud è abbisognevole di un intervento più robusto, in altre aree del sud è uguale alle aree più evolute del nord, non è che tutto il sud sia omogeneo, vi sono delle situazioni che sono assolutamente dove c'è stata una pianificazione o aziendale o regionale di grande rilievo, come anche in Puglia, ci sono molte aree che sono già adeguate. Però è chiaro che soprattutto sui temi della riduzione della vulnerabilità sismica, dell'antincendio e quindi dell'accreditamento, le risorse sono molto grosse. Poi in questa nuova pianificazione dovremo individuare la peculiarità degli interventi per gli ospedali Covid, quindi è un'occasione da non perdere. Non so se parlare di rinascimento o di occasione storica, queste frasi diciamo che simboleggiano comunque l'importanza della situazione, ma sicuramente la massima attenzione e anche velocità, perché la concentrazione cronologica nel risolvere i problemi intercetta il momento giusto, mette insieme i finanziamenti e quindi è una ricetta, è un elemento di successo la velocizzazione dei processi.